Stamattina sto facendo colazione in questo modo: fetta biscottata con il burro d'arachidi e la marmellata all'arancia amara che avevo preso ieri, come avete visto, alla Conad. Ero andata proprio per prendere quelle due cose. E poi le immergo nel cappuccino e con tutta questa schiuma ora me la pappo. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Parlo piano perché c'è il mio fidanzato in camera, anche se la porta è chiusa, però non voglio disturbare perché sta studiando e nel frattempo mi inquadro anche da vicino perché penso che mi possiate sentire meglio, però non sono proprio un gran bel vedere oggi perché sono struccata e in più vedete ho tanti brufoli che mi fanno anche male, tra l'altro, poi ce n'è un altro in fronte perché tra un po' mi dovrebbe venire il ciclo e quindi sento proprio che la mia pelle sta diventando un vero e proprio schifo. E a parte questo, niente, sto in tenuta casalinga, anche se oggi è sabato, ma non usciremo perché appunto lui deve studiare. Io oggi pomeriggio credo che invece sì, uscirò. Comunque stamattina sono stata in casa, adesso si sta preparando il pranzo e ho dato una pulita, ma devo finire di pulire, ma neanche troppo in maniera approfondita perché più tardi voglio iniziare a preparare un pochettino di valigie per il trasloco, per la prima parte di trasloco che farò da sola la prossima settimana, non so ancora bene che giorno. A parte questo, stamattina, sì, a parte le pulizie e cucinare un pochettino, non ho fatto un bel niente. Mi andava proprio di riposarmi, di cazzeggiare e così ho fatto. Sono stata sul divano con la mia copertina, a guardare video su YouTube praticamente tutta la mattinata, poi verso dopo le 10:30 mi sono messa un po' in cucina. Allora, per pranzo, vabbè, non badate al piano cottura super sporco, è tutto pangrattato perché l'ho utilizzato un pochino per fare le polpette con il sugo che sono già pronte. E poi adesso ho buttato giù la pasta, ci deve stare 10 minuti. E oggi proviamo per la prima volta questa pasta qui. Con il grano Senatore Cappelli biologico, mi ispirava un sacco, stava in un cesto con altro cibo che avevano regalato a mio padre per Natale e siccome questa boh, mi andava di provarla visto che è con il Senatore Cappelli, allora gliel'ho presa e l'ho portata qua a Firenze. E con il macinato, quello di casa, che avevo nel congelatore, ci ho fatto un po' le polpette che vi ho fatto vedere e un pochettino questo ragù in bianco cotto nel latte con la cipolla, la carota, il sedano e ci ho messo anche il vino bianco e quindi poi questa pasta la condirò con questo ragù e poi ci metterò una bella spolverata di parmigiano. Allora, siamo al pomeriggio e ha da poco iniziato a piovere. Domani però ci dovrebbe essere il sole. Domani che è domenica. Adesso sono le 15:37. Io parlo sempre piano. Questo video sarà un video ASMR perché non voglio disturbare il mio fidanzato che sta proprio qui attaccata alla sala. C'è la camera da letto che sta sempre studiando. E io invece guardate un po' cosa sto facendo con questo gran caos. Sto cercando di mettere nelle buste, nelle valigie le cose che non ci serviranno in questi ultimi giorni e ho iniziato dalla sala e siccome qui in sala, in quel punto vicino al divano, tengo tutte le bustine delle ultime cose che compro in modo che non si vedano neanche tanto, le nascondo lì e lì quindi in queste buste ci sono. Se sentite il rumore è la lavastoviglie. La lavastoviglie che sta scaricando. Vabbè, insomma, in queste buste ci stanno le cose che ho preso da Zuiki e in che altro posto, quando ho fatto tutti quei cambi, quei resi. Quindi ve le faccio vedere anche perché adesso le devo prendere e le metto nelle buste, non le sto neanche a lavare, le laverò poi una volta arrivati in Puglia.
Allora, già l'illuminazione qua non è delle migliori, però tanto sono tutte cose molto semplici. Allora, da Terranova avevo riportato indietro il vestitino e quella blusa, entrambi con quella fantasia piedipool, e ho preso questa magliettina a costine in cotone. Non avevo speso niente in più, ho proprio cambiato e sono stata attenta a scegliere qualcosa che costasse uguale a quelle due cose che avevo reso. Questa l'ho pagata 5,99 e vi devo dire che è molto molto carina, indosso, quindi con la manichina lunga e questi bottoncini. E poi ho preso questo, ho guardato un attimo fa la composizione e è 83% viscosa, quindi non farà i pelucchi. E di questo non ho più il cartellino perché l'altro ieri me l'ero provato perché avrei voluto mettere questo sotto al cappottino piedipool, però poi alla fine ho deciso per quell'altra magliettina un pochino più scollata. E quindi gli avevo tolto il cartellino. Comunque, con questo sono arrivata alla cifra tonda di 14 o 15 euro, non mi ricordo. Carino, anche questo era in saldo. Allora, mi sono messa sul pavimento, tanto comunque queste cose vi ho detto le metterò a lavare poi una volta arrivata in Puglia e qui almeno entra la luce dalla porta finestra perché sul divano se no non si vede niente. Allora, questa camicetta l'ho presa da Zuichi con il reso dei due stivali, quello in camoscio e quello in finta pelle. Era in saldo, l'ho pagata 10 euro e questo colore in realtà mi sbatte un pochettino, però l'ho presa perché comunque mi piace molto. Ora non so se lo capite bene come colore, mi sa che lo vedete un pochino più smorto di quello che in realtà è, ma è un bellissimo verde. Un verde proprio pallido, molto carino, però è un pochettino più acceso rispetto a quello che vedete voi. Ha la manichina sbuffo, ma rimane, quasi non si vede. Poi ha i bottoncini foderati di tessuto e mi piace portarlo con due bottoncini aperti. I polsini non mi fanno proprio per niente impazzire, lunghi così, però in negozio l'ho provata con le maniche risvoltate e l'ho comprata anche se questo colore mi sbatte perché vabbè, uno mi piace e due perché secondo me sta molto bene abbinata al rosso, quindi ci posso mettere la mia borsetta rossa, quella di Coccinelle, a tracolla, poi magari abbinarla con un cerchietto sui capelli, sempre rosso, oppure magari mettere non so, la borsa e poi anche delle ballerine rosse. Non lo so, mi piace proprio abbinato al rosso questo verde, ma solamente uno o massimo due dettagli nell'outfit e poi i jeans. E uguale a quella verde ne ho presa un'altra di questo bel colore carta da zucchero, che anche secondo me sta molto bene abbinato al rosso, e poi modello simile, ma questa rimane un pochino diversa indosso perché è un pochino più corta. L'ho presa di questo colore e dovrebbe avere i polsini, ecco, più corti. Sì, questa rimane come una camicia classica, solo leggermente più corta. Invece poi alla Coin ho cambiato quella borsetta sformata di mango con un'altra cosa di mango che aveva proprio lo stesso prezzo, mi sa che ho aggiunto sì 1 euro. Questa cinta in finta pelle marrone con questo hardware dorato, quindi questi sono stati tutti i miei acquisti. Sì, c'è il cavalletto, vabbè, ora continuo a fare le valigie. Allora, mi sono dimenticata che c'era anche questa, aspettate, sta passando un aereo, che c'era anche questa che ho preso l'altro giorno da Zara, perché la mia intenzione era, se ieri fosse stato, se fosse stata una bella giornata, ci fosse stato il sole, di mettere una giacchetta stile Chanel nera, la cercavo proprio così, con una gonna presa da H&M, la scorsa settimana, che però voi non avete visto e adesso non vi posso far vedere perché sta di là in camera, e quindi avevo trovato questa da Zara, ma vi devo dire che poi arrivata a casa non mi convinceva neanche più. In più non piace neanche al mio fidanzato, effettivamente rimane molto scura vicino al viso, è un pochino troppo austera come
come, non lo so, sia come taglio che come dettagli. E quindi a questo punto io la riporterò indietro e mi ridaranno i soldi. Quanto costa? Ok, 55,95. La riporterò indietro e poi con questa basta, si conclude il mio shopping del periodo, perché mi sono proprio stufata di fare avanti e indietro con tutte queste cose da riportare in negozio. Basta, poi basta, non voglio più acquistare cose eleganti per un bel po'. Allora, aggiornamento situazione: ho preparato queste buste e come vedete ancora sui ripiani ci sono parecchie cose, però quelle mi serviranno, ci serviranno fino al giorno della partenza. Qua ci sono altre buste, fuori piove e io mi sto per mettere queste scarpe da trekking che sono anche waterproof e me ne vado al cinema a vedere un bel film. Mi sento una ribelle. Allora, sono le 5:34, vabbè, 17:34, ho appena parcheggiato la macchina, rifatemela chiudere, ma anche voi fate così, tipo che spingete tipo come minimo 10 volte il tastino della chiave per chiuderla. Infatti poi la batteria a me mi si scarica subito della chiave della macchina. E vabbè, comunque mi sento una ribelle perché sto andando al cinema, vabbè, da sola, di sabato pomeriggio, con le scarpe da trekking, struccata. Mi sono praticamente, ho finito di fare quel vabbè, mini, cioè di preparare il mini trasloco solamente per adesso della sala, e mi sono messa subito al volo l'impermeabile e sono uscita. Allora, film finito, sto uscendo dal centro commerciale e mi è piaciuto tantissimo il film. Sono andata a vedere Poor Things e pensavo di essere solamente, cioè di stare da sola, perché comunque calcolate che domani è un mese che è uscito, e invece la sala era piena. No vabbè, non potete capire, cioè io mi vergogno quasi a dirlo, però secondo me è successo anche altre persone, non sono l'unica al mondo, ma io non trovo più la macchina. E non è un posto che conosco bene, questo è a San Donato, c'è il centro commerciale e poi c'è un labirinto di strade, parcheggi, perché c'è il campus universitario e quindi ci sono tante costruzioni che sono tutte simili tra loro ed è molto esteso, e io non trovavo più la macchina, cioè non mi ricordavo proprio dove l'avessi parcheggiata, perché in questa strada dove l'ho parcheggiata oggi pomeriggio non c'ero proprio mai passata. Ci sono arrivata senza navigatore perché comunque mi sta abbastanza vicino casa, però ho preso una stradina che non avevo mai preso e cioè io sono stata tipo 15 minuti a camminare a cercare di trovare questa via, e ho anche riguardato il video che avevo girato prima mentre stavo andando al cinema per vedere se trovavo qualche posto, cioè qualche scritta di negozio, qualche punto di riferimento. Mamma mia, mi sono preoccupata molto. Buonasera. Allora, io sono venuta un attimino di qua in sala, ho proprio detto al mio fidanzato devo andare a salutare per il vlog e devo fare un attimo il momento confessionale e poi torno. Infatti lui sta di là in camera e tra poco vado di là, magari ci mettiamo a guardare un film, perché sono le 21:56, è comunque abbastanza presto, è sabato sera, quindi andremo a dormire più tardi stasera. E allora, in realtà vi vorrei dire un sacco di cose, però non posso perdermi troppo in chiacchiere stasera perché appunto tra poco vado di là. E però allora, cioè, in realtà ci sono molte riflessioni che vorrei fare legate al film, che mi è piaciuto veramente tanto, perché rompe tanti tabù e cioè, c'è proprio da ragionarci sopra, e poi mi è piaciuta proprio l'onestà e la sincerità che avevano tutti i personaggi nel film, quindi cioè proprio bello. Poi quello magari ne parlerò meglio in un altro video, però adesso in realtà vorrei parlare di un'altra cosa, perché
Durante la pausa del primo tempo, c'era la gente che si alzava, no? Sapete, si alza, esce, va a prendere popcorn e cose varie. Io non mi sono alzata, sono rimasta seduta sulla poltroncina e ho preso il telefono, quindi mi sono messa a controllare i vari social, così. E siccome adesso carico video su YouTube e ricevo anche commenti sotto a questi video, io i commenti nuovi che ricevo li vedo direttamente dalla mail, quindi mi arriva una mail di notifica che qualcuno ha commentato il mio video su YouTube e quindi lo posso leggere direttamente dalla mail il commento. E ho visto che c'era un nuovo commento, ma ero in quel momento ero proprio presa bene dal film, anzi, è proprio un film stimolante quello che ho visto, quindi stavo facendo tipo tutti i pensieri in testa. Apro questo commento, siccome io ricevo fino adesso ho ricevuto sempre commenti positivi, gli unici commenti negativi, se proprio così li vogliamo chiamare, è stato, che poi ve l'avevo anche detto ultimamente, sotto al video, quello in cui parlo del lutto che ho avuto, una signora, non so se fosse una signora, penso di sì, mi aveva scritto che appunto dovevo tenere il dolore per me e lo stavo facendo per visualizzazioni. E poi, per esempio, in passato un altro commento, ma non proprio negativo, insomma, mi ricordo quando avevo fatto l'home tour della casa, quella nel Lazio, che avevo tutta l'avevo tutta arredata secondo il mio gusto. Questa persona mi aveva scritto che queste case su internet erano tutte uguali. E poi basta, non credo che ci siano stati altri commenti negativi. Quindi non sono abituata sinceramente ad aprire il nuovo commento e leggere un commento negativo e stavo super presa bene per via di questo film che stavo guardando, quindi ho aperto la mail, ho letto questo commento e vi giuro, ho avuto una sensazione bruttissima, proprio come quando vi dicono una cattiveria, che vi sentite quel fuoco che subito si accende dentro, che ci mette proprio un mezzo secondo e si accende dentro, qua a livello proprio dello stomaco che vi arriva qua e dopo un po' sentite un calore, un caldo, cioè questa reazione qua ho avuto e cioè io quasi non riuscivo a crederci che ci fosse scritto questo che ho letto, ora poi vi leggo, perché non sono abituata e quindi oggi si può dire che ho proprio ricevuto il primo commento di una hater e che poi, cioè, l'ha fatto anche proprio tutto in maiuscolo, quindi sapete che il maiuscolo su internet significa gridare, no? Strillare, e l'ha fatto sotto l'ultimo video, quello dove, vabbè, a me piace scrivere titoletti un po' accattivanti, ma non sono clickbait, cioè effettivamente scelgo un titolo un po' creativo, un po' accattivante anche, che riprende sempre quello che dico nel video e poi soprattutto cerco di farlo sempre un po' spiritoso. Quindi nell'ultimo video, cioè inizio che sto messa male in questo modo con i capelli bianchi e poi finisco che sto tutta sistemata perché appunto dovevo andare a quella cerimonia e quindi vabbè, nel titolo ho scritto da sciatta a donna di classe, ecco tutti gli step e ci ho messo anche una faccina sorridente, cioè nel senso che mi prendevo in giro, no? Nel fatto di farmi vedere sciatta, però alla fine mi consideravo anche elegante per quell'outfit e quindi ho scritto donna di classe. E questa ragazza, perché è una ragazza e anche la foto nel profilo YouTube, che tra l'altro è proprio tutto un programma, già la sua descrizione nel suo profilo YouTube, perché allora, questa ragazza si chiama Gioia e nella sua descrizione del profilo ha scritto: "Mi raccomando, quando parlate male di me, esagerate, ci tengo a fare bella figura", quindi si capisce già che è una ragazza che gli piace mettere zizzania, secondo me. E comunque mi ha scritto questo commento che non è molto pertinente secondo me perché, vabbè, adesso ve lo leggo. Allora, da Madonna di classe chi? Tu
E poi ha fatto una, due, tre file di faccette che sorridono, quindi ok. No, vabbè, sto morendo, e altre due file di faccine che sorridono. L'importante è crederci. E un'altra sfilza di faccine che sorridono. E poi però ha scritto questa cosa che secondo me infatti non è pertinente con il fatto di essere una persona raffinata di classe. Non hai una domestica, ti fai tu la tinta ai capelli, puntini puntini, io sono scioccata. E tu saresti una donna di classe? Vieni a Venezia dove abito io e vedi le donne di classe. Ok, allora cioè, io ho letto questo commento e veramente dentro mi sentivo un fuoco, che nel senso, ma ho pensato, ma veramente ha scritto questa cosa, questa persona? Cioè, non mi riuscivo a capacitare e soprattutto mi stavo concentrando sulla frase, l'importante è crederci, perché effettivamente sì, cioè io ci credo sia quando sono così sciatta che sono sciatta e dovrei essere un pochino più presentabile, ma sinceramente me ne frego proprio perché lo scopo dei miei video non è insegnarvi il bon ton, non so, magari mi viene in mente il programma quello su Real Time, avete presente, ma parlare di vita reale, quotidiana, per tenermi compagnia e tenervi compagnia va benissimo questo tipo di mise. E quindi passo oltre e me ne frego. Però al tempo stesso mi piace anche essere più sistemata, truccata, vestita bene e in quel video mi sono palesemente impegnata per arrivare alla versione migliore di me stessa. Avete visto il punto di partenza e il punto di arrivo che era il mio massimo di ieri, il mio massimo che potevo fare. E quindi ci sta che io lì mi considero elegante e di classe, perché se non ci credo io, chi ci deve credere? E dal mio punto di vista, sì, ero elegante, ero raffinata di classe. Quindi l'importante è crederci, sì, l'importante è crederci. Cioè la classe è un qualcosa che hai, quindi puoi essere anche donna delle pulizie, parrucchiera e puoi avere classe, oppure puoi essere la donna ricca che può permettersi la domestica dentro casa e magari avere meno classe della domestica stessa. Quindi non è proprio una questione di soldi. E tantomeno di non fare certe cose perché ti andrebbero a sporcare la tua immagine di signora. Quindi se ti piace fare le pulizie, ben venga. Se invece magari non ti piace farle o hai poco tempo, lavori tutto il giorno, sei impegnata con i figli e magari ti vuoi far aiutare, ben venga allo stesso modo, ma di certo non è questo il metro di paragone che fa di te una donna di classe. Ecco, né tantomeno andare dalla parrucchiera o farsi i capelli in casa, sono altri i valori e il modo di essere, di porsi. Infatti, vi leggo un attimo la risposta che ho dato. Per essere di classe bisogna per forza essere servite, perché lei appunto aveva detto: ti fai la tinta da sola e non vai dalla parrucchiera, fai le pulizie dentro casa da sola e non hai la domestica. Cioè, ma quindi una persona di classe è per forza una persona che non fa le pulizie perché non sia mai che mi abbasso a tanto e le deve fare la donna delle pulizie e la tinta non me la faccio io, mi vado a lavare i capelli, mi faccio fare la tinta dalla parrucchiera. Quindi queste sono le cose che determinano una donna di classe da una non di classe. E allora appunto le ho scritto: per essere di classe bisogna per forza essere servite. Secondo me la classe non è sinonimo di essere ricchi, si può dimostrare in molti modi. Puntini puntini, non di certo con un commento come il tuo, però. Comunque sono passate 3 ore dalla mia risposta e lei non mi ha più risposto. Ora sì, sto dando molta importanza a questo commento, però è semplicemente per dire che la gente effettivamente è cattiva quando scrive. Le persone scrivono questa tipologia di commenti, la scrivono perché hanno bisogno di sentire subito un'emozione positiva di ritorno, perché ti dà soddisfazione scrivere queste cosine che sai che appena la persona interessata la leggerà sarà
male, comunque avrà un effetto non positivo. Magari non la toccherà perché è abituata a ricevere tanti commenti negativi e quindi col tempo si è abituata. E a me ha toccato, perché poi sapete, sono una persona molto sensibile, però appunto non, assolutamente non mi metterò a piangere e non mi metterò neanche a rimuginare su questo commento, perché nello step successivo, dopo aver letto una cosa negativa, secondo me è subito puntare l'attenzione su chi ti fa quel commento e perché lo fa. Prima cosa, come vi ho detto, ha bisogno di farlo perché non questa ragazza nello specifico, in generale, chi ti muove una critica che sa che ti darà fastidio, ti farà male, ha bisogno di farlo per provare del piacere temporaneo però, e quindi poi continuerà a fare sempre così con tutti perché trae piacere nel dire delle cattiverie. E poi questa cosa soprattutto dice molto sulla persona stessa, cioè se io leggo un commento così riesco subito a capire che tipo di persona è questa e quindi so che mi posso aspettare solo un certo tipo di pensiero da questa persona e quindi ecco qui che ritorno alla mia calma e alla mia tranquillità quotidiana. Però secondo me è importante fare questo tipo di ragionamento che ho appena fatto perché altrimenti il centro dell'attenzione, se no, rimango io e quindi inizio a farmi mille paranoie sul fatto, ma allora non sono abbastanza, ma allora non sono di classe. Cioè ci sta, secondo me, tra tutte le persone che hanno visto il video, ma sapete quante hanno pensato, ma chi è questa? Pensate che quando stavo editando il video avevo già scritto il titolo. Cioè l'avevo pensato e poi l'avevo scritto e il mio fidanzato nel mentre stavo passando dietro alla sedia dove ero seduta io davanti al computer e ha buttato un occhio per curiosità per vedere perché sa che carico i video su YouTube e per leggere il titolo e infatti ha letto da sciatta a donna di classe, ecco tutti gli step e quindi ha detto ma che cacchio di titolo hai scritto oggi? E mi ha detto te la canti e te la suoni e effettivamente è così. E quindi ci sa che molte persone pensino questa se la tira, ma chi si crede di essere, quanto è brutta per dire, ci sta. Su una breve integrazione al video che ho registrato ieri sera, non mi ricordo bene esattamente cosa ho detto, perché io lo devo ancora editare. Comunque ci stavo ripensando e vorrei aggiungere giusto un paio di cose, che mi sa che non ho detto. Non vorrei passare come una persona presuntuosa che pensa appunto di essere di classe. Non sono assolutamente di classe perché, sono proprio molto semplice come persona e che la maggior parte delle volte va in giro in questo modo e quindi questo non è essere di classe. Quello che intendevo con il titolo che ho messo a quel video, prima di tutto volevo essere spiritosa e poi volevo intendere che quell'outfit era, secondo il mio punto di vista, di classe e siccome io dovevo semplicemente andare a questa cerimonia e non fare una mazza, cioè mi dovevo mettere seduta, non dovevo parlare, non dovevo mangiare, quindi sedermi a tavola. Alla fine bastava che stessi seduta in maniera composta e non masticassi la gomma, insomma, non facessi niente di maleducato e con quell'outfit, secondo me, potevo anche passare come donna di classe, passatemela, dai. Poi un conto invece era se avessi dovuto o parlare oppure magari apparecchiare una tavola secondo quello che dice il Galateo o magari partecipare ad un pasto, non lo so, ecco, tutta una serie di cose che richiedono dei comportamenti da donna di classe che io assolutamente non ho. Se poi in futuro ci sarà occasione di partecipare a un qualcosa che richiede dei comportamenti più
più di classe, allora farò delle ricerche per essere all'altezza di quegli eventi, ecco. Però tutto questo per dire che no, non mi ritengo una donna di classe. Bene, io vi saluto allora direttamente con questa clip e poi ci vediamo con il prossimo video. Un bacio, ciao!